Da Platano ha deciso di andare a riprendere Pierpaolo dopo che aveva lasciato Uomini e Donne. Ma le cose sono andate male. Ida Platano non ci ha pensato due volte ad andare a prendere Pierpaolo che, nella precedente registrazione di Uomini e Donne, aveva deciso di lasciare il programma. Peccato che le cose non sono andate come la tronista si aspettava. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni è emerso cosa è accaduto quando la tronista è andata ad Avellino dal suo corteggiatore. Il gesto di lui è stato davvero un colpo di scena. Anticipazioni Uomini e Donne. Cosa è accaduto tra Ida e Pierpaolo? Secondo il racconto di Lorenzo Pugnaloni, Ida ha deciso di andare ad Avellino a riprendere Pierpaolo. Il corteggiatore nella precedente registrazione era stato molto chiaro. Le aveva detto che sarebbe tornato a Uomini e Donne solo se lei sarebbe andata da lui. Così la tronista l'ha raggiunto nella città dove vive e qui è accaduto l'impensabile. Come si legge dalle anticipazioni, pare che Ida ha dovuto attendere ben 3 ore prima di vedere Pierpaolo. Praticamente il corteggiatore si è fatto desiderare. Un comportamento che ha spiazzato non poco la tronista. Ciò nonostante lei ha aspettato che Pierpaolo arrivasse e alla fine il corteggiatore si è presentato in studio, dimostrando di aver deciso di tornare. Il corteggiatore pare essere intenzionato ad avere un comportamento meno accondiscendente. Ormai manca poco alla scelta e anche lui pretende delle dimostrazioni e Ida pare essere intenzionata a dargliele. Cosa che ovviamente non fa piacere a Mario Cusitore che intanto, nell'ultima registrazione, è stato messo all'angolo da Tina Cipollari che è sempre più intenzionata a smascherarlo. L'opinionista vorrebbe il cognome della donna che ha fatto l'ultima segnalazione su di lui, quella in cui racconta di aver visto lo speaker radiofonico uscire da un BB a Napoli con una donna perché vuole dimostrare che mente. Ida, dal canto suo, pare che creda a Mario e quindi le parole della Cipollari non l'avrebbero toccata più di tanto. Insomma, anche nel corso dell'ultima registrazione non sono mancate le scintille tra Gianni e Tina che sono apertamente schierati contro Mario. Intanto la scelta si avvicina e dovremo capire Ida cosa ha intenzione di fare e se alla fine arriverà a una decisione.